praticamente sempre i Soros, dopo aver ottenuto un contratto discografico con la Piccadilly, ricordate la etichetta sussidiaria, no? Distribuita comunque dalla Pai Records, praticamente ottengono subito un grande successo con il loro terzo 45 giri, con la canzone Take a Heart, che è la prima che abbiamo ascoltato. È una canzone che è nota sia per l'assolo di chitarra, sia per il suono particolare della batteria, che Philly ottiene coprendo i tamburi con una coperta. All'epoca i mezzi erano questi e ci si ingegnava parecchio. Giungono praticamente in Italia per partecipare al Cantagiro del 66 con Mi si spezza il cuore, versione italiana del loro successo, che entra in classifica anche in questa versione. E nello stesso anno, sempre nel 66, partecipano al Festival delle Rose con Così bambina e recitano anche in un film di Luciano Salce, Come imparai ad amare le donne, cantando No 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 no. Un'altra canzone, Pioggia sul tuo viso, invece, è presente nel film, inserita nella colonna sonora dello stesso, ma praticamente inedita in qualsiasi altro supporto. Quindi se vogliamo andare ad ascoltare quella canzone, non dobbiamo fare altro che cercare o trovare il nastro, all'epoca si chiamavano i musicarelli del film. Pubblicarono poi il loro primo album omonimo, che stiamo praticamente, questa puntata ce lo ascoltiamo tutto. E nel 67 partecipano ad un altro musicarello, I ragazzi di Bandiera Gialla, di Mariano Laurenti. E tornano l'anno dopo, sempre nel 67, scusate, tornano al Cantagiro con Verde, Rosso, Giallo e Blu, brano italiano tradotto anche per il mercato inglese, al Festival delle Rose con Zabadak. Altre due, She's Got the Action, Teenage Letter. Rock and roll
Eccoci qua, praticamente dopo questo grande successo, comunque come detto precedentemente, il mercato cominciava un po' a cambiare genere, tutto quanto, e passano i Soros, passano alla Miura, e qui entrano Chuck Fryers, voce chitarra solista, e Chris Smith, voce d'organo Hammond, con cui pubblicano il loro secondo 33 giri nel 68 con influenze psichedeliche ed altri 45 giri, ma con meno successo, anche per via del tramonto del beat, per cui decidono di sciogliersi. Praticamente solo Don Fardon tenta la carriera solista con una sua versione di Indian Reservation, The Lament of Cherokee Reservation Indian, la nota canzone scritta da John Loudermilk. Dopodiché anche lui, diciamo, ritorna, come quasi tutti gli altri, in Gran Bretagna, dove continua con successo, insomma abbastanza successo, la carriera musicale. E Chuck Fryers invece rimane in Italia ed entra nel circuito musicale milanese. Praticamente, per ricapitolare, insomma, le loro pubblicazioni sono praticamente le seguenti. Nel 66 l'album omonimo di Soros su Pi Records, numero di catalogo SIP 6. Nel 68 All Song New Songs su Miura 111. Mentre per quanto riguarda i 45 giri, nel 65 Take a Heart, We Shall Get Along Fine. E nel 66 Mi Si Spezza il Cuore, Vivi. Nel 67 Verde, Rosso, Giallo e Blu, No, 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 No. E sempre nel 67 Zapatac, La Libertà Costa Cara. E tutti questi titoli sempre su Pi Records. La numerazione, visto che erano stampati dalla RCA italiana e distribuiti dalla stessa, la numerazione comincia con 45NP, questo per i collezionisti. E nel 68 e nel 69, rispettivamente, Per una donna no, Amore limone e Hey Hey, 6 feet e 7 e mezzo, Inch Shark Fishing Blues, questi qua su Miura. Ricordiamo le partecipazioni. Come detto prima, nel 66 Come imparai ad amare le donne, RCA italiana, SP8020, e contiene pioggia sul tuo viso. Io direi di andare a sentirci 4 pezzi di fila: Let Me In, I Don't Wanna Be Free, No 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 e Don't Sing No Sad Song For Me. We'll be right back.
mistake.